un paziente compliante, un paziente che è educato e un paziente che sicuramente ha una prognosi migliore rispetto a un paziente che non sa, che non conosce la sua malattia. Dottoressa Marotto, perché c'è l'esigenza che venga creato un registro di patologia al fine di monitorare la popolazione a rischio? Allora, attualmente sono pochissime le regioni dove ci sono dei registri di patologia. Quello che noi dobbiamo fare è sicuramente cercare di individuare precocemente quei pazienti che possono avere dei fattori di rischio per lo sviluppo di queste patologie. Quindi quello che dobbiamo fare è cercare di attuare anche in campo reumatologico una sorta di prevenzione, quindi dobbiamo mettere in atto tutta una serie di strumenti e darli in mano anche ai medici di medicina generale, non solo agli specialisti, per individuare precocemente questi pazienti e monitorarli, tenerli sotto controllo. Il paziente deve essere un attore, il principale attore deve essere attivo nella gestione della sua patologia. Secondo lei, quali potrebbero essere i fattori di rischio più importanti? Fattori di rischio c'è sicuramente la familiarità, poi ci sono anche dei fattori ambientali, ad esempio il fumo o alcuni stili di vita. Possiamo già far sì che se il medico di base conosce, ad esempio, un paziente che ha una familiarità che presenta alcune caratteristiche come non so, dei dolori, delle artriti, può già sapere che deve indirizzarlo allo specialista giusto, al specialista di riferimento. Questo non solo nelle malattie reumatiche, ma in realtà in tutte le patologie. Deve essere un paziente informato, deve essere un paziente che conosce la sua patologia, la sa gestire, quindi il self-management. I pazienti chiedono una maggiore compliance, come raggiungerla? I pazienti richiedono una maggiore educazione, i pazienti richiedono una maggiore collaborazione ed è fondamentale, come dicevo prima, il paziente deve essere assolutamente un attore e deve essere partecipe in questa rete di assistenza, che deve essere una rete di assistenza sociosanitaria. E il paziente va educato nella gestione della sua patologia, nel monitoraggio corretto della malattia, dei farmaci che assume, deve sapere come assumerle, deve essere educato a uno stile di vita più adeguato e questo è compito ovviamente del medico. È un paziente compliante, un paziente che è educato e un paziente che sicuramente ha una prognosi migliore rispetto a un paziente che non sa, che non conosce la sua malattia.